settimana parleremo di forme differenziali. Sia un aperto di RLN. Sì. A un aperto di RLN e A1, A2, AN, N funzioni definite in A e a valori in R, di classe Ck di A, dove K è uguale a 0, 1, una forma differenziale lineare su A di classe Ck è una scrittura del tipo A omega uguale a 1 x1 più a 2 x2 più a n di xn. In verità non abbiamo detto molto con questa definizione. Si può dare una definizione precisa di forma differenziale, ma lasciamo stare queste definizioni in questo corso. Vediamo però piuttosto cosa vuol dire integrare una forma differenziale su una curva. Sia gamma tale da G appartenente a B associa il T appartenente ad A una curva di classe C1 a tratti con il sostegno contenuto in A. Se omega è una forma differenziale lineare di classe lineare di classe incidente, cioè continua qua, cioè che cosa stiamo dicendo? Abbiamo assegnato n funzioni a 1, a 2, a n di a in r continue definiamo l'integrale di omega su φ nel modo seguente: integrale tra A e B di A1 calcolato in φ di t per φ1 primo di t più A2 calcolato in φ di t
rispetto ai due primi di P più di P più a N calcolati P di T è P N primo di T tutto in grado. Cioè, che stiamo facendo? Abbiamo assegnato n funzioni a 1, a 2, a n definite in A che ha valori con 2. Cosa facciamo? Calcoliamo l'integrale tra A e B di A1 di φ di t. Questo ha senso perché il supporto di φ, scusate, il sostegno di φ è contenuto in A e quindi ha senso calcolare A1 di φ di t. A1 è una funzione continua, Fi e C1 a tratti, quindi in particolare continua, quindi A1 di Fi di T è una funzione continua. Questo lo moltiplichiamo per la derivata della prima componente di Fi. Essendo Fi C1 a tratti, la derivata di Fi1 è una funzione continua a tratti, e in ogni punto, e nei punti di discontinuità esiste il limite destro e il limite sinistro finiti della derivata. Quindi questa è una funzione continua a tratti, la moltiplichiamo una funzione continua, questa è una funzione continua a tratti e quindi integrale. E così andate avanti. Calcolate a 2 su φ e la moltiplicate per la derivata della seconda componente della curva. Fate questo per tutti, per i che vale da 1 a n, fate la somma, questa funzione è integrabile su b, vi calcolate l'integrale. Questo è per le funzioni integrali. La formula differenziale omega su t. Facciamo un esempio. Se omega uguale a y di x meno x y. Ragazzi, le componenti le chiamo, invece di chiamarle x1 x con 2, le chiamo in questo caso x e y perché siamo in R quadro, d'accordo? Le variabili. Allora ragazzi, questa è una forma differenziale su R quadro. Chi è A1 di X e Y? In questo caso. Chi è A1 di X e Y? Questo. Questa è la vostra funzione. Di X e Y. Chi è A2 di X e Y? Scusate un attimo. Chi è A2 di X e Y? X e Y è A2 di X e Y. Dove è definita 1? E definita in questo caso in tutto R quadro. In questo caso A è tutto R quadro. Chi è A2? Dove è definita 2? Su tutto R quadro. In questo, nel vostro caso, quindi A è tutto R quadro. Questa è la forma differenziale, quindi fino su R quadro, di che classe questa? Ck e qualsiasi k, che sono funzioni A1 e A2 di classe Ck, cioè di classe C, Ck per qualsiasi k. D'accordo? Calcola, quindi in particolare sono funzioni continue. Indichiamo con φ la curva che a φ appartenente all'intervallo 0, y associa con seno di t appartenente a r quadro. Questa è una curva continua. Chi è il sostegno di questa curva? È la semi circonferenza che si trova nel primo e nel secondo quadrante. È il verso di percorrenza, è il verso antiorario, questo caso.
calcoliamo l'integrale di omega su phi, che è per definizione l'integrale tra a e b, quindi l'integrale tra 0 e phi greco. Di calcolarmi a 1 sulla curva, quindi cosa vuol dire calcolare a 1 sulla curva? Al posto di y devo sostituire seno di t, poi moltiplicare questo per la derivata della prima componente della curva. Chi è la prima componente della curva? Seno di t, la sua derivata è meno seno di t più. Devo calcolare la seconda a 2 sulla curva, quindi cosa devo fare? Quindi al posto di x devo sostituire così, al posto di y seno. Poi devo moltiplicare il tutto per che cosa? La derivata è la seconda componente della curva. Che è la seconda componente? Il seno. La derivata del seno è il coseno. Quindi viene l'integrale tra 0 y greco. Ah, c'è un segno meno qua, eh? Meno sin quadro t, poi viene cosin quadro t seno di t in dt, d'accordo? Calcoliamo questi integrali. La capa integrale tra 0 e t greco in dt. Questo è fatto, questo posto c'è un tra 0 e t greco, il seno di t per il seno di t in dt. Il seno di t chi è? È la derivata del coseno. Di ciò la capa integrale tra 0 e t greco è la derivata di meno per seno di t per seno di t. La derivata di cosine di t, scusa, la derivata di meno cosine di t, seno di t in dt, d'accordo? Apri a questo punto la formula di integrazione per parti. Questo qua a meno coseno di t, seno di t, sottratto a 0 per t greco, e poi scarico. Cambio il segno e scarico la derivata sul segno. Quindi viene meno per meno più l'integrale tra 0 e t greco, coseno di t, la derivata del seno è il coseno, quindi coseno quadro di t in dt. D'accordo? Questa derivata tra 0 e t greco vale 0, perché se non si annulla in 0 e t greco sparisce. Questo c'è un integrale tra 0 e pi greco di 1 meno sin quadro di t di t. Ho ottenuto che questa quantità è uguale a questo. Porto sin quadro a primo membro. Questo fatto indica che due volte l'integrale tra 0 e pi greco di sin quadro di t di t è uguale. Cosa resta? L'integrale tra 0 è pi greco di 1, cioè resta pi greco. Questo fatto che in Italia tra 0 e pi greco di sin quadro di t in dt è uguale a pi greco mezzi. Guarda, questo è il modo di calcolare l'integrale di sen quadro, di seno alla quarta, seno alla sesta, coseno quadro, coseno alla quarta, coseno alla sesta, cioè delle potenze pari del seno e il coseno. Poi professore, ma lì all'ultimo passaggio qua è sen quadro t più coseno quadro t, o no? Qui? No, là non ci dovrebbe stare un più, no, prima no. Del coseno quadro. Sì, sì, là ci sta. Hai ragione, questa era t che non scade più. E se in quadro di t più, grazie, più cosa in quadro di t, grazie.
Adesso calcoliamo l'integrale tra 0 y greco cos quadro di t sia di t in dt, usare di questo. Che è uguale. La radice del coseno è meno seno, quindi questo è uguale a meno coseno cubo di t fratto 3 calcolato fra 0 e pi greco, che è uguale a allora il coseno meno un terzo, meno un terzo cubo, il coseno del punto pi greco vale meno 1 al cubo meno 1 meno il punto 0 vale 1 meno 1 quindi uguale a 2 terzi, d'accordo? Quindi in conclusione questo integrale è uguale a meno più 2 terzi. Cerchiamo di dare un significato fisico all'integrale di una forma differenziale. Campo vettoriale su A. Che cosa vuol dire un campo vettoriale? Un'applicazione definita in A che ogni punto di A gli associa un vettore. F tale che a x plus 0 appartenente ad A gli associa F di x plus 0 uguale al componente F1 di x plus 0 F2 di x plus 0 sta associando un vettore. D'accordo? Per esempio, proviamo di stare in dimensione 2. Ogni punto è associato a un vettore. Sta associando un vettore. Poi, sia che a T appartenente alla T associa P di T uguale P1 di T, P2 di T, P3 di T, una curva regolare con sostegno in A. Una curva regolare il cui sostegno è contenuto in A. Questa è la vostra curva.
Allora ragazzi, qual è il lavoro? Come si calcola il lavoro che si deve compiere per spostare una particella lungo la curva? Questo è il punto ideale. Dal punto F di A al punto F di B lungo la curva in presenza di questo campo F. In fisica avete visto che il lavoro è dato dell'integrale sulla curva del prodotto scalare di F per tau in S. Dove chi è tau? F è il vostro campo. E tau chi è? Il vettore tangente alla curva. Questo è tangente alla curva e questo è un prodotto scalare e questo è l'integrale curvilineo che abbiamo introdotto la settimana scorsa. Il lavoro per spostare una particella dal punto F di A al punto F di B lungo la curva in presenza del campo F è dato da questa formula, da questa quantità. D'accordo? Calcoliamo questa quantità ricordandoci la definizione integrale curvilineo data la settimana scorsa. Questo è uguale, guarda, l'integrale tra A e B. Devo calcolarmi la funzione sulla curva. Questo è un prodotto scalare, quindi devo fare la prima componente di F di A, F1. Che fai? F1 calcolato sulla curva per la prima componente del vettore tangente. Chi è il vettore tangente? È dato da la derivata di φ diviso la sua norma. Quindi la prima componente è data dalla derivata della prima componente di φ1 diviso la sua norma. Φ1 diviso la norma di φ primo di φ più seconda componente di F calcolando la curva F di F di T F2 di F di T per la seconda componente del vettore tangente, quindi P2' di T tratto la norma di T più la terza componente del campo la prodotto della curva per la terza componente del vettore tangente P3' di T fratto la norma di T. Tutto questo deve essere moltiplicato per che cosa? Ricordate, per definizione integrale curvilinea moltiplicato per la curva a fi. Per la norma della derivata. Per la norma di fi primo, ricordate? Quindi questa è la definizione integrale curvilinea. Semplifichiamo. Ma questa cosa, ragazzi, cosa avete ottenuto? F1 calcolato sulla curva per la derivata della prima componente della curva, F2 calcolato sulla curva per la derivata della seconda componente della curva, F3 calcolato sulla curva per la derivata della terza componente, tutto integrato su AB. Ma questo non è altro che l'integrale su φ della forma differenziale omega che ha per coefficiente F1, F2, F3. F1 del x1 più F2 del x2
Per definizione l'integrale di una forma differenziale lungo una curva. D'accordo? Allora, leggendo queste uguaglianze, partendo da qui, cosa possiamo dire? Che l'integrale lungo una curva di una forma differenziale rappresenta il lavoro che occorre per spostare una particella lungo la curva partendo da fd arrivando a fdb in presenza del campo vettoriale che ha per componenti i coefficienti della forma differenziale. D'accordo? Allora, se teniamo sempre a mente questo significato fisico, perché così ritroveremo un po' i risultati che avete studiato in fisica 1 sul lavoro. Studiamo un po' le proprietà dell'integrale di una forma differenziale lungo una curva. Siano A in plus di L alla N aperto. Omega sommatoria qui è uguale a 1 ad n di a con i d x con i di theta uguale sommatoria qui è uguale da 1 ad n di b con i d x con i 2 forme differenziali lineari continue su A. Fi tale che a T appartenente a B associa Fi di T appartenente ad A e psi uguale che ad S appartenente a CD associa psi di S appartenente ad A due curve C1 a tratti con sostegno in A, facendo qua. E alfa beta di numeri reali che è un 1 appartenente all'intervallo aperto. Vabbè.
Allora, in proprietà, integrale su omega, un motore su cui vale tra 1 ed n, di alfa a con i più beta b con i x con i è uguale ad alfa integrale, ad alfa integrale su phi di omega più beta integrale su phi di beta. 2. Il modulo integrale su phi di omega è più piccolo della lunghezza della curva per il massimo della radice quadrata sommatore su 1 ed n di a con i al quadrato di phi di b con t appartenente ad a b. 3. L'integrale di omega su phi è uguale all'integrale di omega su phi esteso intervallo a e più l'integrale di omega su phi esteso intervallo e b. 4. L'integrale di omega su phi è uguale all'integrale di omega su psi se phi e psi sono equivalenti e con lo stesso verso. L'integrale di omega su phi è uguale al mio integrale di omega su psi se phi e psi sono due curve regolari equivalenti e converso opposto. Ragazzi, qua aggiungete due curve regolari, perché noi abbiamo la definizione di equivalenza per le curve regolari. Ragazzi, la prima proprietà ci dice
che l'integrale di una forma differenziale è un operatore lineare. E questo, fatto l'esercizio a casa, è una conseguenza immediata, cioè la verità dell'integrale in F. D'accordo? Primo lo fare a casa, che è immediato, nello stesso effetto. Vediamo il secondo. Il modulo integrale di P su O. Il modulo dell'integrale tra A e B, sommatore circolare tra 1 ad N, gli atomi di P, per circoli B di P. Voi sapete che il modulo dell'integrale è minore o uguale dell'integrale del modulo, è minore o uguale dell'integrale tra A e B del modulo sommatore di integrale tra 1 ad N gli atomi di T per piccoli primo di T in T. Per cos'è, ragazzi, questa quantità? Questo è altro che il prodotto scalare tra il vettore che ha componenti a 1 di fin t, a n di fin t, e il vettore derivata prima di fin. Vedete questa quantità? Non è altro che il prodotto scalare tra il vettore che ha per componenti a 1 di fin t, a n di fin t, e il vettore che ha il vettore la derivata prima di fin. Voi sapete che il modulo del prodotto scalare per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, il modulo del prodotto scalare è minore o uguale, il modulo del prodotto scalare di due vettori è minore o uguale della norma del primo vettore per la norma del secondo vettore. Questa è la proprietà dell'integrale in R. L'integrale di omega su φ, lo potete spezzare, l'integrale di omega su φ risiede l'intervallo A a E. Ricordo che è un punto compreso tra A e B. Più l'integrale di omega sul φ di seta intervallo e b. Fatto per esercizio a casa. È una conseguenza delle proprietà dell'integrale di F. C'è delle queste proprietà, ragazzi, adesso. Questa è la successiva. Voglio mostrare il punto 4. Φ e ψ sono due curve equivalenti e con lo stesso verso. Sì, sono due curve regolari equivalenti che lo stesso. Possiamo dire questa è la definizione? Esiste una iezione G per T appartenente ad AB, associa G di T appartenente a CD di classe C1 con G' di T maggiore di 0 per ogni T appartenente ad AB, tale che Φ di T è uguale a Ψ di G di T per ogni T appartenente ad AB. D'accordo? Questa definizione di due curve equivalenti con lo stesso verso. G' è maggiore di 0. Calcoliamo l'integrale di ψ, scusate, l'integrale di omega su ψ.
chi è questo per definizione? Tra, tra C e D sommatore assoluto pari a 1 avendo gli atomi di C di S per C con il primo di S in S. Facciamo il cambiamento di variabile S uguale G di T. G è una funzione derivata prima maggiore di 0, quindi una funzione strettamente crescente. Quindi cosa faccio? Trasformo il punto A e il punto C e il punto B, che è una cosa di questo tipo, il punto B nel punto D. Quindi quando faccio cambiamenti variabili prendo l'integrale tra A e B sommatoria su di che vale tra 1 ed n di A con I di psi di G di T per psi con I primo di G di T per G primo di di T in D. Con I e G, ma questo chi è? Non è altro che F con la derivata di F con I. Quindi questo è altro che l'integrale di omega. Ragazzi, il punto 5 cosa cambia? E cosa cambia nella dimostrazione del punto 5? Solo i segni, perché se quando phi e psi sono equivalenti con verso opposto, allora l'area di G sarà minore di 0. D'accordo? Quindi in questo caso A, B, C, la funzione G sarà strettamente decrescente, quindi al punto A viene associato D e al punto B viene associato C, quindi qui avrete l'intervallo di integrale tra A e B, ma avete l'intervallo tra B ed A, e qui c'è un segno meno per l'integrale su A e B, questo che cambia, d'accordo? Quindi ragazzi, dovete ancora una volta ricordatevi che nel caso dell'integrale di una forma di un integrale curvilineo, se due curve equivalenti con lo stesso verso e verso opposto, l'integrale è lo stesso, mentre le forme differenziali dipende dal verso. Due curve con lo equivalenti con lo stesso verso, l'integrale è uguale. Se le curve hanno verso opposto, l'integrale cambia di segno. Grazie. 5 intervalli poi.